Bentornati a Quattro Chiacchiere con Bayer Faradio Web TV. Oggi trasmettiamo da Civitanova Marche dal ristorante Il Veneziano e facciamo la nostra consueta chiacchierata con Francesco Micucci, consigliere regionale uscente del PD, già consigliere comunale e assessore a Civitanova Marche. Ciao Francesco e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi e grazie ai nostri spettatori a casa. Bene, incominciamo subito. Chi è Francesco Micucci? Ma Francesco Micucci è, io dico, un ragazzo, ormai ho 47 anni, sposato con 4 figli, ormai grandi anche loro, oggi hanno ripreso l'attività scolastica dopo questa lunga pausa di stop. Lavoro qui a Civitanova, per lavoro un po' mi sposto anche in giro per la provincia e soprattutto dopo questo ultimo incarico in regione, ovviamente gli spostamenti diventano più frequenti e quindi ho girato e giro tuttora molto la nostra provincia. Benissimo, senti, tu negli ultimi 5 anni sei stato componente della terza e quarta commissione permanente, ossia sanità, territorio, servizi sociali, via dicendo. Cosa hai fatto? Qual è stato il tuo operato in questi 5 anni, così anche per farlo sapere ai nostri spettatori? Ma è chiaro, quando si fa parte di una commissione che segue tutti gli ambiti sanitari e sociali diventano tematiche molto assorbenti, quindi mi sono molto dedicato appunto a questi temi, in particolare per il nostro territorio, quindi la situazione, diciamo, sanitaria. C'è stata tutta una riforma che è stata messa in atto, che ha portato dietro di sé una serie di conseguenze, alcune positive, alcune che hanno fatto molto discutere. Abbiamo approvato una serie di leggi per il nostro tessuto sociale che io reputo molto importanti, anche se poi, diciamo, non sono assurte sempre agli onori della cronaca perché magari coinvolgevano un numero ridotto di persone, però penso che per esempio la legge che abbiamo approvato sulla ludopatia per frenare l'espansione di questo fenomeno così dilagante, soprattutto nel territorio nostro civitanovese, un territorio ricco, che ha messo in crisi parecchie famiglie, soprattutto gli anziani, quindi tutte le fasce deboli, credo che è stato un tema molto delicato. Poi è chiaro che sull'ambiente abbiamo seguito le poche competenze che erano della regione sul tema del sisma, quindi abbiamo fatto alcune modifiche di normative esistenti per cercare di snellire un po' le pratiche burocratiche, ma come abbiamo visto poi il grosso della normativa era di competenza statale e quindi la regione, diciamo, ha potuto poco incidere. Però anche in tema ambientale credo che il nuovo piano della costa che abbiamo approvato a novembre dello scorso anno credo che sia stato un punto molto importante, perché era da decenni che la Regione Marche attendeva appunto un nuovo piano della costa, la possibilità di mettere in sicurezza a livello programmatorio tutta la costa marchigiana, in parte già finanziato, in parte da finanziare, ma che pone un limite alla nuova costruzione, alla nuova edificazione sul litorale marchigiano, e questo credo che sia un punto dirimente per la politica del centro-sinistra. Hai toccato un paio di punti, poi magari approfondiremo quello sulla sanità e sull'ambiente che a me interessano molto. Poi prima volevo farti un paio di domande cattive, se mi permetti, anche perché mi piace affondare un po' il coltello nella piaga, in un certo senso. Bene. E ti spiego. Voi al centro-sinistra ha candidato Mangialardi, il sindaco di Senigallia, presidente ANCI regionale, una persona, diciamo, valida sicuramente. Però il candidare Mangialardi e non ricandidare Ciricioli è un po' il negare l'operato degli ultimi 5 anni e voler dare un cambiamento di rotta netto alla politica regionale, o un avvicendamento naturale? Ma quando si sta in una coalizione è chiaro che occorre ragionare e trovare soluzioni insieme a tutti gli alleati. E è chiaro che il giudizio sulla precedente amministrazione non è stato unanimemente positivo, io personalmente do un giudizio positivo, ovviamente avendone fatto parte, ma credo che più che il mio pensiero contano i dati oggettivi che dicono che la Regione Marche in questi 5 anni ha avuto un miglioramento in molti suoi settori, penso al settore del turismo, penso al settore delle infrastrutture che pure necessita di nuovi investimenti, ma rispetto a dove siamo partiti ha fatto dei grossi passi avanti.
penso appunto al settore dell'ambiente, anche della sanità, quindi il giudizio è positivo, ma come dicevo prima, quando si sta in una coalizione e si vuole allargare la coalizione del centro-sinistra e si vuole mettere le basi per continuare il governo del centro-sinistra nella regione Marche, è chiaro che bisogna ragionare con tutti. Siccome i giudizi, appunto, come dicevo, erano contrastanti, per primo Luca Ceriscioli, devo dire, con un atteggiamento che non è facile trovare oggi nella politica e nei rappresentanti politici di centrodestra e di centrosinistra, per primo si è messo a disposizione, perché lui per primo disse e sostiene tuttora, dice: io non voglio essere quello che contribuisce in qualche modo a cedere la regione Marche al centrodestra. Siccome da persona intelligente e ormai da politico esperto comprendeva che l'area in qualche modo nella regione era critica anche nei suoi confronti, ha deciso molto serenamente di fare un passo indietro, di mettersi a disposizione del partito. A volte sono frasi fatte quello del mettersi a disposizione, in questo caso invece è stata una frase piena di concretezza e piena di atti concreti, e quindi è stato il primo a sostenere insieme ai 130 sindaci la candidatura di Maurizio Mangialardi, e quindi oggi stiamo affrontando questa battaglia per la vittoria nella prossima competizione elettorale. Ma se non ricordo male, è stato proprio il governatore uscente che ha proposto Mangialardi in prima istanza, se non... Diciamo che non ha sostenuto la candidatura di Maurizio. La candidatura di Maurizio, in realtà, a differenza di altre candidature che nascono nelle sedi romane in una sorta di spartizione delle regioni marchigiane, penso in particolare alla destra, che sceglie Acquaroli non qui nella regione Marche, ma lo sceglie in un altro tavolo, la candidatura di Maurizio viene proposta dalla sottoscrizione di un documento da parte di 130 sindaci della Regione Marche, sindaci ovviamente che fanno riferimento in particolare al centro-sinistra, ma anche di tutto un mondo civico che perna la nostra regione. Poi è chiaro che sulla scorta di questa proposta Luca Ceriscioli, diciamo il gruppo dirigente del Partito Democratico, l'ha sostenuta fin da subito, e oggi ci troviamo insieme appunto a ragionare in queste elezioni. Certo, certamente. Ma tu mi hai detto appunto una scelta regionale. Partiamo proprio da questo concetto per dire che noi abbiamo visto che a livello regionale il PD e i 5 Stelle, per cambiare un attimo tema, vanno divisi, al contrario delle indicazioni date a livello nazionale di un'alleanza strutturale lunga nel tempo. Come vedi tu questa possibilità di questa alleanza PD-5 Stelle? Ossia, può essere un asse consolidato su cui sviluppare un progetto politico, o è meglio andare ognuno per la propria strada? Io penso che quando uno fa politica deve avere l'obiettivo, almeno io faccio politica, mi pongo questo obiettivo, di poter incidere nell'amministrazione dell'ente che va ad amministrare. Quindi in questo caso la regione, l'obiettivo che noi abbiamo è quello di poter incidere nella gestione amministrativa della Regione Marche, e quindi è chiaro che uno deve mettere in piedi gli strumenti affinché questo sia possibile. Andare da soli avrebbe significato, come significherà certamente per i 5 Stelle, non incidere in nulla nella gestione di questa nostra regione, e non mi pare un obiettivo percorribile che ha senso percorrere. Devo dire che è stata fatta una lunga discussione nel centro-sinistra e anche nel Movimento 5 Stelle per ragionare da un punto di vista programmatico e non di spartizione di potere, come succede da altre parti, di ragionare su una coalizione possibile. E con i 5 Stelle delle Marche era una soluzione assolutamente praticabile, e mi verrebbe da dire quasi naturale. Perché naturale? Perché nei 5 anni di amministrazione Ceriscioli, pur non avendo mai governato insieme e essendo appunto una coalizione nuova, quella dei 5 Stelle, molti atti che sono arrivati in Consiglio regionale, proposti dai 5 Stelle o proposti dalla maggioranza, sono stati di fatto votati da entrambi gli schieramenti, su molti atti. Gli ultimi in ordine di tempo ci sono state delle astensioni sul bilancio e sul piano sociosanitario, quindi a testimoniare che da un punto di vista programmatico non ci sono grosse divisioni tra questi due movimenti. Eppure giochi di potere da Roma e in parte poi qui nelle Marche dei 5 Stelle non hanno permesso questa realizzazione. Noi a novembre iniziamo una discussione tra il Partito Democratico e il gruppo regionale dei 5 Stelle, che aveva portato di fatto ad un'intesa di massima
sulla possibilità di andare avanti. Poi invece questa intesa è stata impedita all'epoca da Roma, poi quando Roma intendo Roma 5 Stelle, sì, sì, certo. Poi quando Roma 5 Stelle, probabilmente anche su pressione del governo, del Premier Conte, ha superato questo scoglio e si è messa nella condizione di approvare una coalizione marchigiana, certo. Di fatto il Movimento 5 Stelle si era già sfaldato, molti consiglieri regionali avevano preso la strada del civismo, si sono alleati, uh-huh. Di fatto oggi sostengono il centro-sinistra e il candidato Mangialardi, quindi di fatto l'alleanza già c'è, rimane il simbolo dei 5 Stelle che io credo, un po' come è successo in Emilia Romagna, temo per loro che non avrà un grosso seguito, ma ripeto, non perché siamo più bravi o più intelligenti, ma perché la gente vota chi ha possibilità di amministrare. In questa competizione elettorale le possibilità, certo, sono solo votare per il centrodestra o votare per il centrosinistra. Tertium non datur, dicevano i latini. Giustamente, quindi giustamente, il cosiddetto voto utile, passami questo, sì, questo termine, dall'una all'altra parte. Tu prima, andando avanti nella chiacchierata, tu prima hai parlato di sanità e di riforma sanitaria. Io ti parlo da abitante dell'entroterra maceratesi, quindi parliamo Materica, San Severino, Camerino, che è stato un po' penalizzato da questa riforma sanitaria, nel senso che l'ospedale unico, regionale, l'ospedale unico provinciale, può essere veramente la scelta giusta o è meglio valorizzare le non piccolissime, ma piccole realtà, specialmente in zona montana? Ti faccio questa domanda perché io sento molte critiche nella mia terra, dove vediamo l'ospedale di Camerino, San Severino e Materica soprattutto, private della loro autonomia. Allora, la riforma sanitaria innanzitutto è stata una riforma approvata dalla precedente amministrazione e noi ci siamo trovati a gestirla, certo. Ma faceva parte, questo non per deresponsabilizzarci, mm-hmm, ma perché faceva parte di un progetto nazionale, il cosiddetto decreto Balduzzi, che pone dei limiti in termini di sanità ospedaliera. E quei limiti sono oggettivi, nessuno dei governi precedenti, centrodestra, di centrosinistra, di sopra e di sotto, hanno mai messo mano al decreto Balduzzi, quindi chi oggi viene qui a fare promesse mente, a meno che non si decida di mettere mano al decreto Balduzzi, è quello che noi vorremmo fare con i prossimi governi. Però detto questo, quindi la riforma necessitava di una riorganizzazione, sì, del sistema sanitario. Perché le risorse sanitarie sono limitate, il fondo che la Regione Marche, come le altre regioni, può gestire è un fondo limitato e con questo fondo va gestita sia la sanità ospedaliera che la sanità territoriale. Per cui la riorganizzazione è stata necessaria. Io non parlerei, come non parla il piano sanitario, di ospedale unico, ma di nuovi ospedali, perché è chiaro che non ci sarà un unico ospedale nella provincia di Macerata, ci sarà il nuovo ospedale che oggi hanno individuato, un policlinico di un certo livello, sì, diciamo. Poi in realtà gli ospedali di Civitanova e gli ospedali di Camerino rimarranno funzionanti se questo sarà, diciamo, se riusciremo a portare a termine la realizzazione del nuovo ospedale. È chiaro che lì si concentrerà una sanità di maggiore eccellenza, di cui io credo la provincia di Macerata dovrà andare orgogliosa, perché significa che non dovremmo più, per molti campi sanitari, dover emigrare in altre province o addirittura fuori regione, ma troveremmo una risposta sanitaria per acuti in un ospedale della provincia marchigiana. Gli altri ospedali di Camerino e di Civitanova continueranno a svolgere il loro ruolo, la loro funzione, diciamo, territoriale, e ci sarà anche la possibilità di ampliare l'offerta sanitaria territoriale, che oggi va tanto di moda, ma fino a ieri, diciamo, in era pre-Covid, né i sindaci e neanche molti amministratori regionali spingevano mai per la sanità territoriale, cosa che invece, pur con molte difficoltà, questa amministrazione regionale ha sempre fatto e ha sempre curato. La miglior cartina di tornasole è la gestione dell'emergenza Covid. L'emergenza Covid nelle Marche, sì, ci ha permesso di uscire con molto anticipo rispetto ad altre regioni dal caos del Covid, proprio perché forse è stato uno dei pochi esempi nazionali in cui alla risposta ospedaliera, che è stata forte ed impegnativa, ricordiamo le trasformazioni nel giro di una notte di ospedali di Camerino, Civitanova, Agliesi, sì, Senigallia, che hanno potuto dare una risposta in termini di terapia intensiva, ma poi affiancate immediatamente dopo dalla risposta del territorio, attraverso le USCA, che sono state delle unità operative territoriali di fondamentale importanza, ma queste non si inventano dalla mattina alla sera, o c'è un territorio, una capacità organizzativa sanitaria che permette di organizzarle nel giro di pochi giorni, oppure non funzionano.
il fatto che hanno funzionato significa che nel territorio marchigiano sia la risposta ospedaliera che la risposta territoriale erano già di buon livello. Poi è chiaro, si può migliorare, io mi auguro che i fondi del MES e i fondi del Recovery Fund, ma soprattutto la consapevolezza ormai diffusa anche nel governo centrale che la risposta sanitaria non può essere solo di tipo ospedaliero, ma deve essere finanziata e supportata anche la risposta territoriale, io mi auguro che faccia arrivare anche nella nostra regione maggiori fondi e poter tenere in equilibrio le due risposte. Beh, diciamo, che arrivino maggiori fondi, questo è un auspicio un po' per tutti, anche se chiaro, il MES e il Recovery Fund rischiano di arrivare quando ormai già tutta l'emergenza è passata, quindi in una fase di ricostruzione, diciamo, questo è un po' il pericolo. Questo è vero, però io credo che siccome le emergenze non è che le sappiamo prima e quindi bisogna essere sempre preparati a livello strutturale. E poi io credo che appunto i governi, il governo attuale ma anche i governi futuri dovranno cercare di spingere sempre di più sul Fondo Nazionale Sanitario. In Italia purtroppo i fondi sanitari si attestano su una percentuale di PIL che è generalmente inferiore rispetto alla media europea e credo che quello scatto in più dovremmo necessariamente farlo pur in una situazione, diciamo, economica non particolarmente florida. Questo assolutamente, anche perché ricordiamo che non per questo governo, ma è già da diversi governi nazionali che la sanità è massacrata in maniera oltremodo accettabile. Ma tu prima mi parlavi appunto proprio di emergenza Covid, sì. Quindi la domanda è spontanea, visto che siamo a Civitanova. Questo Covid Center di Civitanova fatto dentro una fiera, fatto lontano da un polo ospedaliero, vabbè relativamente lontano, ma fatto all'interno proprio di un piano commerciale, di un centro commerciale. All'interno di un centro commerciale, no, nel senso che le strutture sono autonome e separate. Adiacente, scusami. Ma quello che dici tu è vero, ma io aggiungerei fatto nelle condizioni date nel miglior posto possibile. Questa passaggio non lo fa mai nessuno, perché che sarebbe stato preferibile farlo all'interno di una struttura ospedaliera è l'uovo di Colombo, lo sappiamo tutti, lo sa il sistema sanitario, sì, lo sanno gli amministratori. Sì, problema, a me risulta che una parte dell'ospedale di Civitanova è inutilizzato. Sì, però il problema è capire per cosa doveva essere utilizzato. Allora, noi abbiamo, l'emergenza era sui posti di terapia intensiva. La Regione Marche parte in era pre-Covid con 115 posti di terapia intensiva a disposizione. Nel giro di poche settimane all'interno delle strutture ospedaliere questi posti aumentano da 115 a 180, cioè significa che sono stati aumentati di quasi di più della metà e sono stati realizzati il massimo dei posti disponibili. Avevamo bisogno, nelle previsioni, che la curva di contagio e la curva di utilizzo dei posti di terapia intensiva seguisse un po' quelle di altre regioni, in particolare la Lombardia e il Veneto. Nella Regione Marche sarebbero serviti ulteriori 90-100 posti di terapia intensiva, che non era possibile realizzarli nelle strutture ospedaliere, ma neanche nei due piani famosi di Civitanova o in ospedali chiusi. Cioè quelle, noi abbiamo strutture purtroppo vecchie, datate. Alla fiera, in padiglioni così enormi, sì, è stato possibile inserirci sostanzialmente dei padiglioni preconfezionati, passati nel termine improprio, ma che rende bene, diciamo, nel senso che in uno spazio così ampio è poi stato possibile realizzare 86 posti di terapia intensiva. Per realizzare 86 posti di terapia intensiva negli ospedali attuali avremmo avuto bisogno di non so quante strutture, perché abbiamo messo dei moduli appunto prefabbricati lì dentro, o meglio precostituiti e installati sul momento, ma che ne sarebbero entrati in misura molto ridotta. Parallelamente all'inaugurazione dell'ospedale della Fiera, tanto per rendere un esempio, certo, abbiamo inaugurato pochi giorni dopo il nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Macerata. In una struttura di, adesso i metri quadri non li dico per evitare un errore, ma per dire che per realizzare 10 posti di terapia intensiva all'ospedale di Macerata tra bando di gara e realizzazione da parte dell'impresa, che è stata anche brava e veloce, abbiamo messo più di un anno e mezzo, quasi due anni. Questi sono i tempi per 10 posti di terapia intensiva. In quella struttura è stato possibile realizzare, nel giro di poco meno di un mese, 86 posti, che sono a disposizione. Poi non sono stati utilizzati, tanto meglio. Meglio. Io credo,
il piano delle emergenze approvato nella Regione Marche nel 2007, quindi in tempi non sospetti, parla di un'esigenza in casi appunto di terremoti, di pandemie per la Regione Marche di circa 300 posti letto di terapia intensiva. Guarda caso si arriva vicino a quei 300 di posti letto anche con questa soluzione di Civitanova. Certamente. Quindi è chiaro che non è la soluzione ottimale se uno potesse scegliere a bocce ferme, ma nelle condizioni date per i tempi che avevamo io credo che una soluzione migliore era difficilmente praticabile. Comunque sicuramente sarà da mettere mano anche, come dicevi tu, già una parte è stata inaugurata di nuova terapia intensiva a Macerata, anche perché il Covid Center Civitanova non potrà rimanere per sempre. Assolutamente, certo. Quindi mettere mano e potenziare le altre terapie intensive lungo la provincia. Assolutamente, in questo arriva anche il fondo messo a disposizione dal governo che appunto investe delle risorse importanti per realizzare dei nuovi certo. dei più ampi reparti di terapia intensiva, certo. Credo che su questo stiamo lavorando. Sì. Il tempo guarda, ci attiranno perché siamo quasi arrivati al termine, però un'ultima domanda sull'ambiente te la voglio fare, perché, sì. Perché anche a livello più che altro teorico e filosofico, nel senso che attuare una politica ambientale, quindi favorire l'ambiente, tutelare il nostro territorio, il nostro ambiente, può diventare anche un motore di sviluppo, motore di rilancio del nostro sistema economico? Ma guarda, mi verrebbe da dire che qui nelle Marche questo già sta avvenendo anche grazie alle politiche che abbiamo messo in piedi in questi anni, perché faccio un esempio per tutti, quando nel 2016, nel periodo post-sisma, la Regione Marche iniziò gli investimenti sulle piste ciclabili, venne sbeffeggiata, vennero trasmissioni di ordine nazionale a intervistare i nostri assessori, perché sembrava una cosa fuori dal tempo investire in piste ciclabili nel periodo immediatamente dopo il sisma. Oggi, a 4 anni di distanza, credo che questa scelta venga apprezzata dai più, abbiamo riscontri a livello turistico che anche in questi mesi di estate, diciamo Covid, quindi di estate anomala, i numeri della Regione Marche, sia della costa ma anche dell'entroterra, dicono che in termini di presenze e di risorse spese nel nostro territorio stiamo a livelli difficilmente raggiunti anche negli anni tra virgolette normali, e questo credo che è stato anche il frutto, dicevo, della nostra politica, investimenti sulla ferrovie, la Civitanova Albacina qui da noi, sulle piste ciclabili, su un ambiente che è stato il più possibile salvaguardato, cioè puntare sull'ambiente sì, ma un ambiente non chiuso sotto una campana di vetro e non utilizzabile, non fruibile dai cittadini e dai turisti, ma fruibile in maniera da tutelare lo stesso ambiente, quindi appunto attraverso per esempio il ciclismo, il cicloturismo, certo. Attraverso le passeggiate che sono fruibili nelle nostre splendide montagne e soprattutto attraverso una collaborazione, io dico sempre costa, collina e montagna, perché il turista che viene nelle Marche ha la possibilità nel giro di pochi chilometri di usufruire di tutti questi bei paesaggi, di tutti questi bei servizi che i nostri operatori turistici mettono a disposizione. Quindi bene l'ambiente, bene la tutela dell'ambiente, fruibile dai nostri quindi, cittadini. Certo, quindi l'ambiente in funzione anche quindi del turismo e dello sviluppo economico del turismo. Io credo che sia un connubio assolutamente possibile, ripeto, credo che lo abbiamo dimostrato con la politica di questi anni. Vabbè, guarda, il tempo purtroppo è volato ed è scaduto ed è finito, però gli ultimi secondi per dire perché votare Francesco Micucci e soprattutto riconfermare il PD al governo di questa regione. Ma perché votare Francesco Micucci? Io credo che abbiamo iniziato un percorso 5 anni fa con un gruppo di lavoro, con un gruppo di cittadini, soprattutto da Civitanova, ma che in questi anni si è allargato al resto della provincia. Quindi credo molti progetti di cui abbiamo parlato meritano di essere portati a termine, credo in qualche modo nella mia piccola parte di aver inciso, quindi mi piacerebbe poter concludere questo percorso in regione. Confermare il centro-sinistra anche per motivi simili e anche perché credo che lasciare la gestione nelle mani di chi in questi mesi di campagna elettorale ancora non ha fatto proposte ma parla per slogan da parte di leader nazionali sia improponibile. Maurizio Mangiarardi sta girando da mesi in lungo e largo la nostra regione, forte della sua esperienza amministrativa al Comune di Senigallia e all'Anci Marche, e quindi sta facendo proposte concrete, sta battendo già i pugni fin da adesso col Ministero per ricevere una parte importante dei fondi del Recovery Fund per completare tutta quella fase infrastrutturale che ancora nella nostra regione risulta carente, e quindi credo che parliamo con lui di cose concrete, di problemi concreti e di gestione concreta. Dall'altra parte troviamo slogan che non hanno nulla di concreto, e quindi credo che sia importante confermare il centro-sinistra, un centro-sinistra allargato nel governo della nostra regione.
Molto bene, ringraziamo Francesco Migucci del tempo che ci ha concesso. Grazie a voi. Già preannunciandovi già che continueremo a disturbarlo anche nei prossimi mesi nello svolgimento della sua attività consiliare. Me lo auguro, le mani sono coperte. Quindi. Sì. Grazie ancora e continuate a seguirci su 4 Chiacchiere con by Alfraio Web TV. Grazie.